Buongiorno, buongiorno a tutte, benvenuti in questo nuovo video a casa di Alfi. Oggi le mie solite pulizie, la mia routine quotidiana, quindi in pratica togliere i vestiti dall'asciugatrice, fare una lavatrice, pulire il bagno della lavanderia che ho vicino alla camera da letto e quindi iniziamo le nostre pulizie dal bagno. Uso il Viacal per pulire il bagno, i miei sanitari, perché è davvero ottimo, toglie il calcare e non lascia macchie. Avere ogni giorno una nuova motivazione è molto importante perché anche quando non abbiamo voglia di fare un tipo di pulizia, non abbiamo voglia di fare qualcosa, dobbiamo pensare che poi il dopo, quindi avere una casa pulita, una casa profumata, una casa in ordine, ci fa stare anche meglio psicologicamente. Quindi è importante partire con la giusta motivazione e con la giusta carica. Da come potete intravedere, vicino al bidet ho questo addolcitore per la lavatrice. È davvero utile avere questo addolcitore vicino al tubo della lavatrice perché così ci aiuta ad avere sempre una lavatrice senza calcare. Ed ora passo alla pulizia del pavimento della lavanderia con Smac Pavimenti pronto all'uso. Oggi vado di straccio perché ho i ricambi del rotomop a lavare e quindi vado a passare lo straccio. Poi vado in camera da letto, vado a riordinare un po' tutti i vestiti nell'armadio e un po' tutte le cose che ho in disordine per la camera. Per togliere la polvere vado ad usare il piumino e il pronto multisuperficie perché ho finito il Nuncas Casanova, che voi sapete benissimo che è il mio antistatico preferito. Purtroppo non l'ho trovato e quindi oggi pulirò con il pronto multisuperficie, ma il Nuncas Casanova non lo batte nessuno. E vado a farmi questa pulizia. E vado, pulisco con il piumino perché i miei mobili sono dei mobili ridipinti, quindi con un detergente magari potrebbe andare a togliere lo smalto.
Per la pulizia dei vetri, come sapete, io amo il Vileda Active Fibre vetri e finestre e in questo caso lo vado anche ad usare senza detergente proprio per vedere se la sua efficacia era veramente ottima. Infatti vi faccio vedere, ecco qua lo specchio senza neanche una striatura e una lune, davvero ottimo. E abbiamo finito le mie pulizie in camera e nel bagno. Ragazze, buongiorno, buongiorno da Alfi. Allora, oggi è lunedì, per me 22 febbraio. Qua siamo senza Dad stamattina, Pietro? Perché tengo mal di testa. Aveva un po' di mal di testa sto bambino stamattina, un po' di mal di pancia. Vabbè, ho detto lascia stare, dai. Può capitare che i bambini non si sentano tanto bene. Comunque ha fatto colazione con i cereali, speriamo bene. Ho messo già a preparare pasta e ceci per pranzo, perché a Pietro piace. Ragazze, ecco qua, stanno cucendo. Non vi dico per il fatto dei pasta e ceci verdi che ho detto. Feci pasta e ceci verdi, ragazzi, una volta. Mamma mia, chi se lo scorda. Grazie, Pietro si è addormentato, vuole che devo stare vicino a lui a messaggiargli la testa. Non mi resta che selezionare questi card come metodo di pagamento, clicchiamo su effettua file di pass che sono stati appena caricati sul nostro account. Non ti senti bene, mamma? Piccerillo, sto bimbo. Ti vuoi mettere un po' nel letto, Pietro? No? Vuoi stare qua? E chissà quest'oggi. Quando i figli non si sentono bene, mamma mia, neanche io non faccio bene, ragazzi. Speriamo che più tardi sta meglio. Va bene così il massaggio? Ma solo in fronte te lo devo fare. Sono da poco di ritorno, sono stata da un negozietto vicino casa mia, precisamente da Geli Curvi, che potete trovare anche su Instagram, e sono andata a comprare, mi sono comprata qualcosina così, no? Che tra poco vi mostrerò. Ha davvero tantissime cose belle, tantissimi vestiti proprio per noi donne curvi. E adesso non mi resta di mostrarvi i miei outfit. Ho comprato questa felpina, davvero molto carina, col cappuccio, col pantalone a tuta con la molla giù, vedete ha pure le tasche, e ha questa scritta con il cappuccio con i lacci, molto carina, ecco qua, molto sportiva, davvero molto carina. Adesso vi mostro invece un bel camicione, sempre per taglie curvi, molto carino, ma ve lo faccio vedere. Questa è la camicia che ho preso, ho messo pure il cinturone, non ho tolto il pantalone di prima, ma per farvi vedere soltanto la camicia, con un bel fuson, un paio di stivaletti, guardate la manica che bella, tipo a sbuffo, no? Molto carina questa camicia, più corta ai lati e lunga avanti e dietro,
molto scivoloso come tessuto, molto bello, mi è piaciuta tantissimo anche il colore. Beh, cosa ne pensate allora dei miei acquisti? Fatemi sapere nei commentini. Mostrare anche senza la cintura per farvi vedere che è bella larga, quindi per chi magari vuole nascondere qualche curvetta, si può mettere anche senza cintura. Ed eccoci qua, eccoci giunte nella mia skincare serale, un appuntamento che non potete mancare con Alfie. Ed ecco le mie salviettine, ma vi faccio vedere Valentina, e mi vado a struccare insieme a voi come ogni volta. Ah, ragazzi, oggi pure è stata una bella giornata. Mio figlio Pietro che non si è sentito bene già da qualche giorno, mal di pancia, mal di testa, un po' di febbre ha avuto. Mamma mia, non si è collegato neanche in dad perché ovviamente non si sentiva bene. Che dobbiamo fare? Deve passare. Comunque stasera ho litigato con mio marito, eh. No, non è possibile. Mi voleva fare face mio marito stasera. In pratica, mia figlia, no, sul telefono, è un'applicazione dove tu magari dici: mamma, pensa a un personaggio, pensa a qualcuno, non lo so, che ti piace, e poi ti faccio vedere questo come indovino tu a chi hai pensato. Tu davvero, come fai a indovinare a chi pensi? Comunque ho pensato a un personaggio, ho pensato a Rol Bova. Ma io sono sincera, ragazzi, ho pensato a Rol Bova. Comunque, e mi ha fatto tante domande. Comunque, alla fine, dopo tutte queste domande, è risultato: mamma, hai pensato a Rol Bova? Ha detto sì. E stava pure mio marito vicino. Non vi dico, mio marito, hai pensato a Rol Bova? E che volessi dire che io chi sono? Ma che c'entra? Rol Bova, quello è un attore, mica lo penso in un modo che pensi tu. Si pensa che sia un attore che mi piace, ovviamente. A chi dovevo pensare? A Paolo Brosio? Io non lo so. Comunque ha detto mia figlia: papà, te lo vuoi far fare pure tu questo gioco? Mio marito all'inizio non lo voleva fare, ha detto: ah, mamma, dai, diglielo anche tu, facciamo questo gioco così passiamo un po' il tempo. Comunque ha fatto questo gioco, chi pensa e chi non pensa. E mia figlia ha fatto anche lui, anche a lui tutte le domandine. Comunque, ho fatto tante domande. È una donna, sì, è bionda, sì. Comunque, tante domande. Ah, una donna è bionda. Ah, ho detto, bravo, ho detto. E chi stai pensando? Non te lo dico, ma lo devi scoprire quello. Ma quello non ti serve se tu mi dici chi è. No, non lo devi, non te lo posso dire. Comunque, alla fine, quando poi ha finito di fare le domande, ha detto a mia figlia: papà, hai pensato a Valeria Marini? Io a Valeria Marini? Ma quando mai? Io non l'ho pensato proprio a Valeria. E allora a chi hai pensato? Ho detto. Fammi sentire, a chi hai pensato? Io ho pensato alla Madonna, quella è bionda. Come alla Madonna? Ma che stai dicendo? Hai pensato alla Madonna? Ho detto. Ma statti zitto, ho detto. Che dici solo bugie, hai pensato alla Madonna. Ma come mi volevo far festa per non far scoprire che poi avevo pensato a Valeria Marini? Ragazzi, mi sciacquo un attimo. Ecco qua, mi sono sciacquata. Adesso metto un po' di acqua alle rose. Mi piace, mi fa un profumo e una pelle tonica, ragazze, molto buone. E me lo vado a picchiettare. Mamma mia, come profuma l'acqua alle rose. Comunque, mi voleva far fess. Ma io non l'ho creduto. Ma veramente, io sono stata sincera. Ho detto a Rol Bova, sta sempre comunque un attore che ci piace. E ho pensato a Rol Bova, sono stata sincera. O lui che ci perde, diceva sì, ho pensato a Valeria Marini. Perché avevo paura che poi lo assillavo, eh. E lo dicevo io, non lo facevi sto gioco. E la finivamo là. Ah. Comunque ragazze, tra pochi salutini, eh. Ho detto, non, ho detto, mo che ci mettiamo a letto, girate dall'altra parte, stasera proprio. Neanche un bacio ti do.
sono vendicativa. Quando ci vuole, ragazze. Allora, adesso passiamo ai salutini, non scappate. Allora, ecco qua, mi sono scritti come sempre. Allora, in questo video voglio salutare Alessia Chiaramonte da Palermo, Paola Bergo, poi saluto Lina Zaffino e Family dalla Calabria, la numero 1, la signora Anna Maria Diaferia da Pescara, Maria Teresa Veronesi, Giovanna Arcella, Rosita Di Matteo, Angela C, Luciana Zuccaro, piccola principessa Ilenia, e per finire faccio tantissimi auguri a Susanna Schinto, perché domani che uscirà il video è il suo compleanno. Quindi Susanna, tantissimi auguri da parte di Alfi, buon compleanno. E allora, dopo i nostri salutini, che vi posso dire? Grazie di aver guardato il mio video, grazie che mi seguite. Se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale A Casa di Alfi, attivate la campanella per rimanere aggiornati sui miei video. Beh ragazze, ci vediamo nel prossimo video A Casa di Alfi. Ciao!